voglia di talk radio? Ascolta anche tu, letteralmente, Radio Yoga Network. Insieme è meglio. Radio Yoga Network @gmail.com. Eccomi di nuovo, buona giornata a tutti i miei gentili ascoltatori. E oggi continuo con questi video per la lettura sempre di questo testo, ormai lo sapete. E purtroppo questi video sono fatti con le mie modeste attrezzature e quindi verranno sempre registrati con queste due bande nere laterali. Non ho trovato il modo migliore e oggi è un giorno molto auspicioso perché è il 12 aprile del 2020 e nonostante la condizione di isolamento festeggiamo la Santa Pasqua e quindi quale giorno migliore per continuare queste letture dove viene spiegata quella che è secondo Yogananda Paramahansa la coscienza cristica, quindi si parla di Gesù. Allora, continuiamo da la pagina, appunto avevamo detto che avevamo finito alla pagina 31, quindi riprendiamo da qui. L'errore della Chiesa. La Chiesa cristiana non è riuscita a differenziare tra Gesù, il corpo, e Gesù, il veicolo in cui si manifestò il Figlio unigenito, o coscienza cristica. Gesù stesso disse che non parlava del suo corpo come del Figlio unigenito, ma della sua anima, che non era circoscritta dal corpo, ma era un'unica cosa con il Figlio unigenito, la coscienza cristica presente in ogni atomo della vibrazione. Dio amò così tanto il mondo o materia che diede il suo Figlio unigenito per redimerlo, cioè Dio Padre rimase celato come intelligenza cristica in tutta la materia e in tutti gli esseri viventi per riportare tutte le cose con bellissime adulazioni evolutive nella sua casa di omni beatitudine, quando avrebbero superato tutte le prove mortali
senza doversi più reincarnare nella materia, cioè senza andare più fuori. L'Apostolo Giovanni scrisse: a tutti quelli che l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Il plurale in figli di Dio mostra chiaramente che non è il corpo di Gesù, ma il suo spirito era il figlio unigenito. E tutti quelli che potevano purificare la loro coscienza con la meditazione e ricevere o riflettere in maniera chiara il potere di Dio, potevano diventare figli di Dio. O, in altre parole, potevano diventare una sola cosa con l'unigenita riflessione in tutta la materia e divenire figli di Dio, come Gesù. Prima che venisse Gesù, il saggio Vyasa, autore della Bhagavad Gita, il Vangelo indù, adesso ve lo faccio vedere, questa è la Bhagavad Gita, che è un testo molto importante. Necessario averlo letto per capire anche l'interpretazione di Yogananda Paramahansa. Appunto, prima che venisse Gesù, il saggio Vyasa, autore della Bhagavad Gita, il Vangelo indù, fu un figlio di Dio e sapeva come essere uno con la riflessione unigenita di Kutashta Chaitanya, la perfetta coscienza che esiste in tutta la creazione vibratoria. Così pure Swami Shankara, il fondatore dell'ordine monastico degli Swami, circa 700 anni dopo Cristo, Babaji, Lahiri, Mahasaya, Sri Yukteswar, il mio guru, e altri, non il mio, il guru di Yogananda Paramahansa, possedendo la coscienza cristica, furono figli di Dio. Perché essere la coscienza cristica significa appunto che aver realizzato veramente Dio. Lo spirito non poteva essere parziale, creando un uomo come Gesù e tutti gli altri uomini soltanto come esseri mortali. Un Gesù divinamente importato potrebbe essere riprodotto in migliaia di copie da Dio e naturalmente, essendo predestinati, agirebbero sulla terra come Cristi, come burattini spirituali di Dio. Questi Cristi non potrebbero rappresentare l'ideale dei mortali che combattono con tutte le loro debolezze. Ma quando vediamo un uomo con il proprio sforzo, il giusto uso del libero arbitrio datogli da Dio e il potere della meditazione, diventa un Cristo. Allora possiamo suscitare la speranza della salvezza nella debole, timorosa e fragile coscienza umana, torturata dalla materia e malignata dalla paura. Come conosciamo questo sentimento proprio adesso, in questo momento di pandemia mondiale, sentimento della paura? Il battesimo della coscienza umana nella coscienza cosmica. Come il marito nasce di nuovo nella moglie come figlio, così l'inattivo Dio Padre, attivo e manifesto nello Spirito Santo, divenne il figlio unigenito, la sola riflessione del Padre. Perciò il devoto deve ricordare che dopo aver ascoltato e sentito il suono cosmico in tutto il cosmo fisico, astrale e causale, ovvero nello Spirito Santo fisico, astrale e causale, la sua coscienza vibrerà in tutta la creazione. Quando poi la sua coscienza allargata
diventerà stabile in tutta la creazione, sentirà la presenza della coscienza cristica in ogni vibrazione. Allora egli sarà cristico. La sua coscienza farà l'esperienza della seconda venuta di Cristo. Egli sentirà nel suo veicolo, il corpo, credo, la presenza della coscienza cristica, come Gesù sentì il Cristo espresso, infatti, nel suo corpo. Tutti gli esseri umani hanno la coscienza limitata dal corpo, ma ascoltando e percependo la vibrazione Aum e l'intuitiva coscienza cristica, lo yogi realizza che la coscienza cosmica di Dio Padre esiste inattiva in regioni dove non c'è movimento o presenza della vibrazione dello Spirito Santo, poiché la vibrazione dello Spirito Santo è limitata solo a un determinato tratto di spazio popolato dal cosmo e da tutte le isole degli universi. La vibrazione santa è condensata nella creazione planetaria. Quando lo yogi percepisce che la sua coscienza è una sola cosa con la coscienza cristica, realizza che la coscienza cristica è solo la riflessione della coscienza cosmica di Dio Padre. Allora il devoto potrà dire, come Gesù: io, la coscienza cristica nella creazione, e mio Padre, la coscienza cosmica al di là della creazione, siamo uno. Come sono la stessa cosa la luce bianca oltre la palla di cristallo blu e la luce blu nella palla di cristallo, così sono una sola cosa la coscienza cosmica, Dio Padre, che esiste al di là di ogni creazione vibratoria, Spirito Santo, e la coscienza cristica. Q. Tashta Chaitanya. In tutta la creazione vibratoria. Quando esiste la creazione vibratoria, esistono Dio Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quando, con la dissoluzione cosmica più grande del diluvio di Noè, che fu solo una dissoluzione parziale, o con la dissoluzione universale, viene dissolta la santa vibrazione. Allora, automaticamente, Dio Padre, il Figlio e lo Spirito Santo vengono riconvertiti nell'unico Spirito, non manifesto e assoluto. Gesù tentato dal diavolo, Satana metafisico. E Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Luca 4, capitolo 1, versetto 1 e 2. Andiamo avanti. Allora, Gesù, l'uomo, era diventato uno con la vibrazione santa. Il suo corpo era uno con tutta la creazione, in mezzo alla quale si muoveva. La sua coscienza era coscienza cristica, ma finché il corpo non va oltre lo stato cristico e diviene uno con il Padre, finché l'unione completa di corpo, Spirito Santo, coscienza cristica e coscienza di Dio non viene percepita come l'unico spirito, rimangono le prove mortali derivate dall'illusione passata. Anche se Gesù era uno con lo Spirito Santo, tuttavia la sua vecchia limitata coscienza umana, con i suoi desideri terreni, cercava, mediante la legge dell'abitudine,
d'attirare la sua coscienza allargata verso la coscienza terrena. Questa è la spiegazione psicologica dell'origine della tentazione, della nuova abitudine divina da parte delle fermamente radicate cattive abitudini mortali per impedire di contattare il grande consolatore. Qualsiasi gioia proviene dalla santa vibrazione, che è la somma totale di tutte le cose terrene desiderate. Il piacere dei sensi è male perché limita l'anima, la rende cieca e le impedisce di cercare la felicità illimitata nel sensorio universale dello Spirito Santo. Solo lo Spirito è perfetto, ogni altra cosa nella creazione è imperfetta. La creazione cominciò con la legge della dualità, la legge della divisione. Lo Spirito era perfetto. Nient'altro era necessario per la sua perfezione. La creazione non era necessaria per la sua evoluzione. E allora perché lo Spirito creò? La sola risposta a questa domanda è che egli volle coscientemente gioire di sé. Lo Spirito pensò: io sono lo stesso nettare di beatitudine. Ma non c'è nessuno a godermi. Perciò creerò un gioco cosmico e mi dividerò in molti, affinché io, come molti sé, non come io, come molti sé, con molte bocche mentali, possa gustare il nettare del mio infinito sé. Rileggo. Questo è un punto proprio cruciale, come si dice, no? Della teologia, dello studio di Dio. Solo lo spirito è perfetto, ogni altra cosa nella creazione è imperfetta. La creazione cominciò con la legge della dualità, la legge della divisione. Lo spirito era perfetto, nient'altro era necessario per la sua perfezione. La creazione non era necessaria per la sua evoluzione. Allora perché lo spirito creò? La sola risposta a questa domanda è che egli volle coscientemente gioire di sé. Lo spirito pensò: io sono lo stesso nettare di beatitudine, ma non c'è nessuno a godermi. Perciò creerò un gioco cosmico e mi dividerò in molti, affinché io, come molti sé, con molte bocche mentali, possa gustare il nettare del mio infinito sé. Questo gioco cosmico venne fuori dal desiderio senza desideri dello spirito, cioè il desiderio del gioco cosmico non era necessario per completare l'essere dello spirito che era già perfetto. Ma lo stesso desiderio cosmico era imperfetto, poiché era un bisogno, un desiderio di fare qualcosa. Come il veleno non è nocivo per il serpente, così allo spirito non nuoce l'illusorio desiderio cosmico esistente in lui. Il desiderio cosmico dello spirito non era necessario, come un padre a volte può giocare con il figlio mostrando un desiderio indesiderato, non necessario allo sviluppo del padre. Era imperfetto, perché voleva compiere qualcosa quando ciò non era necessario alla completezza del perfettissimo spirito. Questo desiderio imperfetto fu l'originario pensiero, vibrazione che divise lo spirito in molti mediante la legge della dualità. Inoltre, in principio, lo spirito vide che da solo, essendo la sola sostanza esistente, non poteva dividersi molto bene,
nei due distinti ed essenzialmente differenti oggetti di spirito e materia. Perciò creò la differenza tra spirito e materia soltanto nel pensiero. Come nel sogno, non c'è differenza essenziale tra un pezzo di pietra e il pensiero di un pezzo di pietra, eccetto la differenza esistente nella solida immaginazione umana. Perciò lo spirito dovette attuare un inganno cosmico, una magia mentale universale, per dare inizio alla dualità di mente e materia e alle dualità degli oggetti finiti. Questa illusoria differenziazione cosmica nel pensiero è responsabile di tutte le imperfezioni nella creazione. Quindi, secondo la legge di causa ed effetto, i piccoli sé che uscirono dallo spirito furono particolarmente dotati con i poteri del libero arbitrio e dell'azione indipendente, come li possedeva lo spirito. L'illusoria volontà cosmica ereditò dunque il potere e il libero arbitrio dello spirito d'agire indipendentemente secondo la propria volontà. Ecco qui nasce la problematica esistenziale dell'essere umano che vuole agire indipendentemente dall'origine. Come l'unica distesa d'acqua del calmo mare viene spezzata dall'azione di un terzo agente, la bufera di vento, in tanti minuscoli pezzi d'acqua chiamate onde, così il cosciente, illusorio e indesiderato desiderio cosmico dello spirito si manifestò nell'indipendente, cosciente, misuratore, magico o Maya. La radice sanscrita ma significa misurare, quindi misuratore cosmico dell'illusione, delle scritture indù, e gli fu affidato unicamente il potere indipendente di dividere superficialmente lo spirito nella percezione di perfetti oggetti finiti materializzati come iceberg di pianeti e onde di stelle fluttuanti nel vasto mare dell'infinito. Da allora questo illusorio magico misuratore cosmico si è manifestato come spirito santo, la sacra vibrazione cosmica o natura, Prakriti in sanscrito. Il piano dello spirito era che questa soggettiva, cosciente e illusoria forza cosmica fosse dotata di indipendenza per cooperare con l'oggettivata e cosciente vibrazione cosmica nell'oggettivata e cosciente energia cosmica. Avere in sé la sola riflessa intelligenza cristica per creare perfetti oggetti finiti. Così, in pianeti perfetti furono creati gemme perfette, nelle miniere, fiori perfetti, animali perfetti e le stelle umane. Questi oggetti perfetti, dopo aver rivelato sulle scene del tempo un sogno impeccabile di forma, salute, abitudini e modi di esistere perfetti, senza malattia o dolorosa morte prematura o crudeli incidenti, dovevano ridissolversi nello spirito, come le numerose onde, dopo una separata e felice esistenza. Alla fine della bufera si dissolvono nel loro sé il mare, senza bisogno che vengano uccise o distrutte da incidenti. Ecco perché nella Bibbia i perfetti Adamo ed Eva
Comunicavano con Dio così facilmente e semplicemente, sotto l'albero e vicino all'altare. Essi furono cacciati dal paradiso della coscienza cosmica solo quando vennero tentati dal demonio dell'ignoranza cosmica. Secondo il piano di Dio, i fiori, le piante, gli animali e le cellule umane dovevano vivere ricaricate dall'energia cosmica e non cibandosi crudelmente l'uno dell'altro. Quindi, dopo un'esistenza perfetta, una perfetta manifestazione e un piacevole divertimento reciproco senza sofferenza, tutte le forme create dovevano dissolversi nuovamente in lui. Come compaiono e scompaiono gli arcobaleni, come nei film, forme di fiori, animali e corpi umani possono venire creati per divertimento dai congegni elettronici e inseriti o disinseriti a volontà. Così tutte le creature viventi e tutte le cose create dovevano esistere per la loro gioia reciproca, come immagini piene di vita sullo schermo dello spazio, e dovevano scomparire in Dio alla fine del cielo, dopo aver perfettamente interpretato la rappresentazione di quel periodo. Ma la cosciente e illusoria forma cosmica ha avuto da Dio il potere di indipendenza, s'accorse che dopo una perfetta esistenza tutte le cose, tutte le forme viventi cominciavano a ridissolversi nell'energia cosmica. Allora cominciò a pensare che, poiché la manifestazione dell'energia cosmica dello Spirito Santo o vibrazione santa dovevano ridissolversi nello spirito, anch'essa doveva cessare di esistere con la scomparsa della santa vibrazione. Come non c'è più la bufera quando le onde si dissolvono nel mare, così con il ritiro della santa vibrazione, l'illusoria forza cosmica avrebbe dovuto perdere la sua esistenza separata. Questo pensiero impaurì l'illusoria forza cosmica, la forza che mira a mantenere le cose in manifestazione, e da allora si è ribellata. Prima di ciò, l'illusoria forza cosmica era considerata un arcangelo di Dio e cooperava in maniera amichevole con l'intelligenza cristica e lo Spirito Santo, la santa vibrazione, nel creare perfetti oggetti finiti. Fu in questo periodo che l'illusoria forza cosmica cadde dal cielo come un fulmine e cominciò ad agire in palese contrasto con l'intelligenza cristica e la cosciente santa vibrazione cosmica. La caduta di Satana come fulmine dal cielo significa che all'inizio tutta l'energia cosmica che era stata messa in vibrazione dallo Spirito Santo e dall'intelligenza cristica fluiva verso Dio, ma la creativa e illusoria forza cosmica, temendo il completo ritiro in Dio di tutta l'energia, cominciò ad allontanare il flusso dell'energia cosmica dalla sua celestiale presenza verso la creazione finita. Come quando le onde vogliono ricadere nel mare, una nuova tempesta può costringerle a ritenere le loro forme. Così l'illusoria forza cosmica si ribellò e, mediante il desiderio mondano degli esseri, nato dal vivere imperfetto, cominciò a risbatterli nell'esistenza finita tramite la legge della reincarnazione. Qui dice una cosa importante, dice: la reincarnazione fu iniziata da Satana.
affinché gli esseri umani ritornino continuamente sulla Terra fin quando non perderanno il desiderio imperfetto di stare sulla Terra e finalmente potranno ritornare nello spirito. Da quando ha creato la legge della reincarnazione, l'illusoria forza cosmica ha torturato le anime immortali dei figli di Dio, imprigionandole continuamente con la forza dietro le sbarre della dolorosa carne, tenendole lontane dal loro regno d'onnipresenza. Creando la legge della reincarnazione o della punizione tramite la legge di causa ed effetto, la legge che governa le azioni umane, legge del karma, l'arcangelo di Dio, l'illusoria forza cosmica, si tramutò nel ribelle Satana. Fin da allora è esistito il conflitto tra il divino universale figlio unigenito dell'intelligenza cristica, lo Spirito Santo, e l'amante materiale della creazione finita, Satana. Quindi lui, Yogananda Paramhansa, definisce Satana l'amante materiale della creazione finita, l'amante materiale della creazione finita. Gesù, avendo la coscienza cristica, realizzò il tiro di fune esistente tra la perfetta e universalmente intelligente vibrazione santa e la spinta dell'imperfezione satanica verso la creazione finita. Fin dalla sua ribellione, Satana ha creato modelli imperfetti, rappresentando il male, la malattia, il dolore e le catastrofi per disturbare la perfetta esistenza priva di desideri degli esseri umani, che erano destinati a ritornare in Dio dopo aver svolto perfettamente il suo gioco cosmico, iniziato per intrattenere i suoi figli immortali. Quindi tutta la creazione, materiale, quella che stiamo vivendo noi su questo pianeta, come su altri pianeti, perché sono infiniti i pianeti, sono infinite le creazioni di Dio, in realtà, secondo quello che io ho letto fino adesso, insieme a voi, è tutto un gioco cosmico, è tutto un divertimento di Dio per intrattenere i suoi figli immortali. Gli esseri umani, disturbati dalla malattia, volevano la perfetta salute, ma venivano stroncati dalla morte prematura. Volevano vivere a lungo, perciò Satana creò in loro i desideri che legano alla terra e nello stesso tempo li illuse ad indulgere nei desideri mentali che li avrebbero riportati continuamente sotto il suo dominio per effetto della perniciosa legge della reincarnazione. Per contrastare i modelli perfetti di piante, vigorosi alberi e sani e perfetti esseri umani creati da Dio tramite la santa vibrazione che agiva in consonanza con l'intelligenza cristica, Satana cominciò a creare modelli imperfetti di piante, infestò gli alberi e fece ammalare gli esseri umani. Come Satana crea morte, malattia e disordine. Molti teologi moderni, incapaci di comprendere perché lo stesso Cristo introdusse l'idea dell'esistenza di Satana, hanno cercato di spiegare la vecchia concezione del demonio dicendo che è antiquata, che il male non esiste o che Dio non conosce male. Questo è un mio problema. Cioè concepire l'idea del male, capire perché esiste il male. Vediamo se Yogananda Paramhansa mi dà altre informazioni. Quindi riprendo, questi teologi incapaci di risolvere il problema dell'origine del male in Dio, che è solo bene, sono andati all'estremo di negare l'esistenza del male.
È vero. Voglio dire, però, che negare il potere del male ha qualche vantaggio, sebbene è infantile negare l'esistenza e le tentazioni del male in questo mondo d'apparente dualità. Quindi questo mondo di apparente dualità, perché lo yogi vede, non vede la dualità, lui è uno yogi, lui non vede la dualità, lui è oltre la dualità. Infatti apposta dice questo mondo d'apparente dualità. Anche se la cosciente forza maligna di Satana esistesse, essa non potrebbe influenzare le menti umane che non l'accettassero mentalmente. È meglio conoscere tutte le lusinghe del male e i modi di combattere che essere cieco e negarne l'esistenza, ovvio. Solo la conoscenza e non l'indifferenza può produrre l'emancipazione finale. La grande rappresentazione dell'esistenza cosmica ha dotato l'uomo di libero arbitrio e del potere della ragione. L'uomo, immagine di Dio, ha nella sua sfera la stessa libertà di libero arbitrio che ha Dio Padre. Domanda: perché Dio non libera l'uomo immediatamente? Se Dio è onnipotente e sa che stiamo soffrendo, perché Egli, che è onnisciente ed eternamente benedetto, permette alle deboli creature di soffrire le tentazioni del male? Questa è la tipica domanda che fanno tutti quando dici loro che tu credi in Dio. Quello che una persona che non ha la grazia di Dio ti chiede è proprio questo. Cioè, perché? Che è una domanda molto importante, molto vera, molto lecita. Dice: perché Dio permette alle deboli creature di soffrire le tentazioni del male? La risposta è che dopo aver ricevuto l'indipendenza, la forza cosmica cominciò a riempire la creazione con modelli imperfetti, sostituendo i modelli perfetti dell'originario piano divino. Allora Dio distrusse tutta la creazione, come è descritto nella Genesi, ma distruggendo arbitrariamente la creazione, apparentemente si trovò ad usare illogicamente il suo potere onnipotente. Inoltre sembrava contraddire le sue stesse leggi, in quanto distrusse il potere di Satana dopo avergli dato indipendenza d'azione. Allora Dio creò di nuovo e ripristinò l'originario potere d'indipendente libero arbitrio che aveva dato a Satana e a tutta la creazione. Dio potrebbe distruggere Satana anche adesso e liberarci subito dalla schiavitù delle sofferenze terrene, dalle imperfezioni, dai cuori infranti e dalla morte. Usando la sua onnipotente forza materiale, ma egli non lo farà, perché questo equivarrebbe a toglierci la nostra indipendenza. Sì. Deve essere una nostra scelta. E infatti, ecco qua, l'altro paragrafo che segue, appunto, l'uomo deve fare la sua scelta. Perché Dio ha dato l'indipendenza all'uomo e a Satana, egli può liberarli soltanto insegnando loro il giusto uso del potere del loro libero arbitrio. Dio non gioisce del suo eterno stato benedetto in una felicità egoistica, ma soffre per la nostra miserabile e tragica esistenza, la nostra ritardata evoluzione sulla terra e il nostro tardivo ritorno al paradiso dell'onniliberante saggezza. Egli cerca continuamente di usare la forza superiore dell'amore divino, espresso nell'amore dei genitori, dei figli, degli amici,
nel puro amore coniugale fatto di rinuncia, per convincere l'uomo ad abbandonare la cooperazione col male, che aiuta e rafforza quest'ultimo a distruggerlo. L'uomo sta nel mezzo, con Dio da un lato e Satana dall'altro. Eh già, questa è proprio la giusta visione. E non che il male e il bene si confondono, come io ho vissuto fino a te adesso, no. Scusate. L'uomo sta nel mezzo, con Dio da un lato e Satana dall'altro, ciascuno pronto a spingerlo nella direzione in cui egli desidera andare. Sta all'uomo segnalare a Dio o a Satana in quale direzione vuole essere spinto. L'uomo è perfettamente libero di agire senza essere influenzato da Dio o da Satana, ma quando agisce bene o ha un puro e nobile pensiero, questo è un segnale per Dio e viene spinto automaticamente verso Dio. Ma non appena pensa o fa il male, l'uomo è spinto automaticamente verso Satana. Comunque, essendo essenzialmente un'immagine di Dio, l'uomo non potrà mai venire eternamente sommerso nell'ade del male. Io per oggi finirei qui, credo che questa sia una conclusione che ci dà molta speranza, perché ve la voglio rileggere e dice appunto, comunque, essendo essenzialmente un'immagine di Dio, noi siamo immagine di Dio, l'uomo non potrà mai venire eternamente sommerso nell'ade del male. Quindi l'inferno che viene molto nominato da un certo tipo di religiosi non è eterno, non può essere eterno, perché noi siamo immagine di Dio. E quindi questa mi sembra una bellissima conclusione e adesso io chiudo perché ho la gola un po' secca e continueremo la nostra lettura. Riprendendola appunto da pagina 40 di questo primo volume e il paragrafo che leggeremo sarà La punizione eterna è impossibile. Con questo vi auguro di nuovo una grandissima buona Pasqua e arrivederci. Letteralmente Radio Yoga Network. www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica Radio Yoga Network @gmail.com. Buon ascolto. Thank you.
Letteralmente Radio Yoga Network. www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica: Radio Yoga Network @gmail.com. Buon ascolto.
Letteralmente Radio Yoga Network. www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica: Radio Yoga Network @gmail.com. Buon ascolto.
Letteralmente Radio Yoga Network. www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica: Radio Yoga Network @gmail.com. Buon ascolto. Buona domenica da parte di Mauro, che questa domenica è leggermente afono. Mi chiamo Alicia e sono una entità virtuale. Mauro vorrebbe che parlassi della storia della radio e soprattutto del suo inventore Guglielmo Marconi. Mi sono dimenticata di ricordarvi che siete all'ascolto di Letteralmente Radio Yoga Network. Buon ascolto a tutti. Quello che ascolterete è tratto dalla pagina di Wikipedia dedicata a lui. A Marconi si deve lo sviluppo di un efficace sistema di telecomunicazione a distanza, via onde radio, ovvero la telegrafia senza fili o radiotelegrafo, che ebbe notevole diffusione, la cui evoluzione portò allo sviluppo della radio e della televisione e, in generale, di tutti i moderni sistemi e metodi di radiocomunicazione che utilizzano le comunicazioni senza fili, e che gli valse il premio Nobel per la fisica nel 1909 condiviso con Carl Ferdinand Braun, in riconoscimento del suo contributo allo sviluppo della telegrafia senza fili. Eccomi di nuovo dopo la pausa musicale. Marconi, già all'età di 20 anni, comincia i primi esperimenti lavorando come autodidatta. Nell'estate del 1894, costruisce un segnalatore di temporali costituito da una pila, un coesore, un tubetto con limatura di ferro e un campanello elettrico che emette uno squillo in caso di fulmine. In seguito riesce, premendo un tasto telegrafico posto su un bancone, a fare squillare un campanello posto dall'altro lato della stanza. Una notte di dicembre, Marconi sveglia la madre, la invita nel suo rifugio segreto e le mostra l'esperimento che aveva realizzato. Il giorno dopo anche il padre assiste all'esperimento. Quando si convince che il campanello suona senza collegamento con fili, regala al figlio i soldi necessari per l'acquisto di nuovi materiali. Il giovane Marconi prosegue nei suoi esperimenti anche all'aperto. In campagna aumenta la potenza delle emissioni e la distanza che separa il trasmettitore dal ricevitore, capace di ricevere i segnali dell'alfabeto Morse. L'8 dicembre 1895, dopo vari tentativi, l'apparecchio si dimostra valido nel comunicare e ricevere segnali a distanza, ma anche nel superare gli ostacoli naturali, in questo caso, la collina dietro Villa Griffoni. Il colpo di fucile che il maggiordomo Mignani spara in aria per confermare la riuscita dell'esperimento, l'apparecchio aveva vibrato e cantato come un grillo per 3 volte, viene considerato l'atto di battesimo della radio in Italia. E ora è arrivato il momento per il giovane Marconi di ottenere il brevetto della telegrafia senza fili, pochi giorni prima dell'analogo esperimento del russo Popov, che arriva in ritardo sull'attribuzione del brevetto. Marconi effettua la prima trasmissione senza fili sul mare da Ballycato, Irlanda del Nord, all'isola di Rathlen nel 1898. Stabilisce un ponte radio tra la residenza estiva della regina Vittoria e lo yacht reale sul quale c'era il principe di Galles, il futuro Edoardo VII, convalescente per una brutta ferita al ginocchio. Nel dicembre dello stesso anno, da un battello attrezzato con radio, parte una richiesta di soccorso. È il primo caso di richiesta di salvataggio. Il 29 maggio, i segnali attraversano il canale della Manica superando la distanza di 51 km. Marconi concentra successivamente le sue ricerche verso l'Atlantico, convinto che le onde possano varcare l'oceano, seguendo la curvatura della Terra.
nel novembre del 1901 a Poldhu, in Cornovaglia, installa un grande trasmettitore, la cui antenna di 130 metri è costituita da 60 fili tesi a ventaglio, tra due piloni alti 49 metri, e distanti fra di loro 61. Poi si imbarca per St. John's di Terranova, con gli assistenti Kemp e Paget. I due luoghi, separati dall'Oceano Atlantico, distano fra di loro oltre 3.000 chilometri. Il 12 dicembre 1901, ha luogo la comunicazione, che costituisce il primo segnale radio transoceanico. Il messaggio ricevuto è composto da tre punti, la lettera S del codice Morse. Per raggiungere Terranova, ha dovuto rimbalzare due volte sulla ionosfera. L'utilità del radiosoccorso in mare si dimostrò il 23 gennaio del 1909, con il primo eclatante soccorso navale, che portò al salvataggio degli oltre 1700 passeggeri del transatlantico statunitense Republic, che stava per affondare, dopo essere stato speronato dal piroscafo italiano Florida. L'operatore radiotelegrafico Binns, che lavorava per la compagnia Marconi, continuò a lanciare per 14 ore ripetute le SOS, finché uno di essi fu ricevuto dall'operatore del piroscafo Baltic, il cui comandante ordinò di cambiare rotta e diede il via all'operazione di salvataggio. All'indomani nel porto di New York, salvi tutti i passeggeri, Binns fu festeggiato come un eroe, e la gratitudine coinvolse la figura del marconista, accelerando la popolarità di Marconi. Nello stesso anno, il 10 dicembre 1909, a Stoccolma Guglielmo Marconi ricevette il premio Nobel per la fisica, condiviso con il fisico tedesco Carl Ferdinand Braun. La motivazione della Reale Accademia delle Scienze di Svezia recitò: al riconoscimento del contributo dato allo sviluppo della telegrafia senza fili. Nel 1929, su richiesta di Pio XI, si incaricò di sovrintendere alla costruzione della prima stazione radio del Vaticano. L'inaugurazione di quella che nei decenni successivi assumerà il nome di Radio Vaticana avvenne il pomeriggio del 12 febbraio 1931. Marconi volle introdurre personalmente la prima trasmissione radiofonica di un pontefice, Pio XI, annunciando al microfono, con l'aiuto di Dio, che tante misteriose forze della natura mette a disposizione dell'umanità, ho potuto preparare questo strumento, che procurerà ai fedeli di tutto il mondo la consolazione di udire la voce del Santo Padre. Alle 16:49 Pio XI pronunciò in latino il primo radiomessaggio, in collegamento diretto con New York, Melbourne, Quebec, e altre città del mondo. Gli furono conferite 16 lauree honoris causa, di cui 2 in legge, 25 onorificenze di alto rango, 13 cittadinanze onorarie. A Roma, la mattina del 19 luglio 1937, Guglielmo Marconi accompagnò alla stazione la moglie, diretta a Viareggio, per festeggiare il 7° compleanno della figlia Elettra, facendo poi ritorno nella casa del suocero, in via Condotti, dove ebbe una crisi cardiaca, dopo che il suo medico personale gli comunicò la gravità delle sue condizioni. Marconi fece chiamare un sacerdote, ricevette l'estrema unzione e morì alle 3:45 del mattino del 20 luglio. In segno di lutto, quello stesso giorno, le stazioni radio di tutto il mondo interruppero contemporaneamente le trasmissioni per 2 minuti. Punto ai funerali di Stato, tenutisi a Roma il 21 luglio, parteciparono la gran parte delle autorità politiche e del mondo accademico, oltre a una impressionante folla di 500.000 persone,
e con questo vi saluto, invitandovi di approfondire l'argomento sulla pagina di Wikipedia italiana, con fotografie dell'epoca e altre notizie. Un grosso saluto da Alicia, l'alter ego di Mauro Boditaru, da Letteralmente, Radio Yoga Network. Buon ascolto con i nostri podcast e trasmissioni radio. Radio Krishna è questa. Radiofoniche staticamente parlando, o meglio, ascoltando. Ovunque in Italia non c'è paragone. Hare Krishna. Questo è un mala, diciamo, facendo un giro, proviamo a fare il ripasso. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, è un mantra. Facendo un giro, sono 108, come sono 108 i punti chiamati marma in Ayurveda, i punti energetici del corpo. Io vi consiglio un giro al giorno, toglie il karma di torno. Un giro al giorno. Io per 12 anni ne ho fatti 16 al giorno e sto bene. Ero indeciso tra 15 e 17. Io sono un semplificatore, dico fatene un giro, fate un giro al giorno, no? Anche noi usciamo, facciamo un giro, fate un giro al giorno che va bene. 16 è impegnativo, però ho provato anche il gusto di fare 108 giri di seguito. 108 giri, ci metti 20 ore. Cioè io ci ho messo una ventina di ore. Cosa succede se fai 108 giri di seguito senza interrompere? Che riesci a percepire le vibrazioni di tutti quelli che incontri, no? E dopo un po' ti viene quasi voglia di non incontrare nessuno perché c'è certa gente in giro. Cioè, no? L'opposto del mantra si chiama prajalpa, vuol dire emettere suoni inutili o dannosi. Quindi tu, se vai avanti, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, quando senti uno che parla è come un maestro di musica che sente una stonatura, fa no, 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 no. Ma cosa c'è? Cosa ho detto? Prajalpa, cioè stai inquinando te stesso e chi ti sta intorno con vibrazioni sonore negative, inquinanti e pericolose. Per cui il mantra è liberatorio, no? Ho fatto per 12 anni, sto bene. Adesso, per non insistere, faccio un giro al giorno, di modo che non è che io di nascosto ne faccio due e poi dico uno nu. Io quello che faccio lo dico, adesso con un giro al giorno sto bene. E tu? Non lo so quanti giri fatto, non so. No, un giro al giorno, cioè prima abbiamo provato un giro, va bene, no? Prova a farlo tutti i giorni. No, non c'è ora. L'ideale è prima dell'alba, l'alba, cioè si chiama Brahma Murta in sanscrito.
un'ora prima dell'alba, l'alba subito dopo l'alba, c'è una fascia oraria di 3 ore, 1 ora e mezzo prima, alba dopo, quella è la perfezione. Se no, in qualunque momento, Hare Krishna. È chiamato il grande canto della liberazione, perché libera dal negativo. Potete farlo anche camminando, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna. Bene. Volevo raccontare così una mezz'oretta di come nel 1967, in questa vita, avevo appena letto una copia di libro tibetano dei morti, che andavo al liceo Milano, al liceo Parigi, avevo appena letto una copia di libro tibetano dei morti, una copia di questo libro che era stato stampato nel 1939, traduzione di Giuseppe Tucci, trovato nelle bancarelle a Milano. Giravo le bancarelle cercando libri esoterici. E c'è una casa editrice, Fratelli Bocca, che ne aveva stampati tanti nel 1939, poi guerra mondiale, tutto chiuso, e li trovavi nelle bancarelle. No? E siccome frequentavo la zona di Brera, Bar Giamaica, per l'esattezza, un giorno entro al Bar Giamaica e chi ti vedo? Allen Ginsberg. Barba, capelli lunghi, occhiali, qui senza capelli. Look indiano, barba. L'avevano invitato in Italia al Festival di Spoleto, aveva portato un armonium, quelli. Era andato a Spoleto, poi finita il Festival, tutti sono andati a casa, quello ancora alle 11 era al centro della piazza, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. I carabinieri l'hanno fermato per accertamenti. Lei chi è? Poi hanno registrato poeta americano, la Pivano, che la Fernanda ha garantito per lui, l'ha rilasciato. In realtà lui stava semplicemente purificando l'atmosfera col mantra Hare Krishna. Perché nel 1962, andando a Rishikesh, alla Divine Life Society, incontrò un maestro spirituale, Swami Shivananda, e lui ha detto: cosa devo fare? Due cose. Il mantra per questa epoca è Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E cosa mi consigli di fare? Disse: allarga l'area della coscienza, dovunque vai canta Hare Krishna. Siccome lui era un poeta conosciuto, se avete pazienza su YouTube trovate Hare Krishna Ginsberg, vedete una scena incredibile. Allen Ginsberg, che torna dalla linea negli anni 60, va in una televisione americana dove c'è uno che ha giacca e cravatta, impassibile, che lo intervista. Lui a un certo punto ha l'armonium più piccolo che abbia mai visto, che aveva sotto braccio, lo tiene lì e comincia Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, e non smette. Dovete vedere la faccia allibita del presentatore. Finito il liceo, andai in India, tornato dall'India ho detto: adesso io qua devo diffondere il mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, grande mantra della liberazione. Però vedevo che, a parte la zona di Brea, Milano e limitrofi, del mantra Hare Krishna non frega niente a nessuno. Allora andavo e venivo dall'India e sempre dicevo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tornato nel 69, sul 70, andai nell'estate 70 a Londra, avevo amici che avevo conosciuto, perché praticamente vivevo in India, tornavo, facevo gli esami all'università, I love you, beh parlo di Londra, no? E dico, vado a trovarli, e lui dico, c'è il Festival degli Hare Krishna, il Ratha Yatra, che è un carro che va trainato per le strade con le corde e tutti i cantano Hare Krishna. Partecipai a questo festival, 1970, d'estate, mi pare che c'era in quell'edizione anche George Harrison, Prabhupada, ma chi l'ha visto? C'erano 15.000 persone, questi che Hare Krishna, io Hare Krishna. Tornai poi in Italia e dissi, ma insomma, qui bisogna diffondere il mantra Hare Krishna. Siccome avevo già mandato molti in India, amici, che poi sono alcuni nati dagli Hare Krishna, alcuni da Osho, alcuni hanno creato Pomaya, tutti da Milano, amici miei,
parlando con alcuni amici, gli dissi: beh, ma uè, ma qui dobbiamo trovare un sistema per diffondere il mantra Hare Krishna. Uno fa: guarda, ti presento un amico, Claudio Rocchi, che lavora con Arbore e Paolo Giaccio a una trasmissione del pomeriggio che si chiama Per voi giovani. Lui, uno spazio di mezz'ora, si chiama Spazio Rocchi. Mi presentarono questo che è arrivato, capelli lunghi, stivali, Claudio, incontri delle vite precedenti, Claudio Rocchi. Aveva appena fatto un disco, si chiamava Viaggio, con una canzone, questa è la tua prima luna, che vivi fuori di casa sapendo di non ritornare, goodbye. E siamo diventati amici, gli proposi il mantra e lui ha cominciato a mettere il mantra al pomeriggio, tra una canzone dei Beatles, non li sceglieva tutto un genere un po' mis, ogni tanto Hare Krishna, oppure Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai, cioè molti che poi sono entrati nel movimento Hare Krishna, la prima volta che hanno sentito il mantra era per voi giovani, gli si è risvegliata. Dopo un anno che ogni tanto si metteva, io qualche volta andavo anch'io a Corso Sempione alla RAI, trasmesso. Io ho detto: Claudio, ho un'idea. Lui mi fa: dimmi, perché non organizziamo un festival Hare Krishna? Eh? Fai, come lo organizziamo? È semplice. Questa, non c'erano le radio private, RAI, Radio RAI, diciamo il 15 luglio tutti al Parco di Monza, festival Hare Krishna. Sì, ma chi è che organizza il parco? Mi dico: ma quale parco e microfono? Noi diciamo che c'è il festival Hare Krishna, poi andiamo là, ci sediamo tutti come hanno fatto milioni, migliaia di anni fa in India, quindi ci sediamo tutti in cerchi concentrici e poi Hare Krishna, Krishna, pubblicità è gratis. Ho detto: festival Hare Krishna, Parco di Monza, 15 luglio, 1971, Hare Krishna, poi andiamo quel pomeriggio al Parco di Monza, 2000 persone, capelli lunghi, ha fatto i cerchi concentrici, c'era Raffaele Favolo dei Profeti, batterista, che davanti coi tamburi, cioè c'era molti erano già musicisti, insomma abbiamo fatto così. A un giorno arrivano i vigili e chiedono: chi è il responsabile? No, lo mandano da me. Cosa state facendo? Detto: è una manifestazione pacifica contro la guerra in Vietnam. Passava tutto, contro la guerra in Vietnam potete fare. Dice: ma cosa dicono questi? È un canto orientale per la pace nel mondo. Bravi! Come vede, non ci sono bastoni, caschi. Cioè, in quel periodo, 68, 69, 70, 71, tutti i sabato pomeriggi, il movimento studentesco dalla statale dove andavo organizzava manifestazioni che erano distruzioni di massa, cioè lì proprio, no? Davanti c'erano quelli coi picconi che spaccavano i sanpietrini, poi arrivavano dopo quelli che lanciavano i sanpietrini, poi quelli che si mettevano i foulard imbevuti di succo di limone contro il lacrimogeno, cioè era un'organizzazione quasi perfetta dal punto di vista militare. Per cui, vedendo 2000 che cantavano Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, il capo di vigile ha detto: bravo! Nel 76, andavo avanti in India, incontrai 5 Hare Krishna, ho detto: ma voi dove abitate voi? Ma noi abitiamo in una pensioncina. E dove mangiate? Ci cuciniamo noi col fornelletto a gas, ma vi ospito io a casa mia. Sono lì a casa mia, eravamo io e Giulia, ci hanno distrutto la casa, distrutto, nel senso che uno con tutto l'entusiasmo, forse sarà anche devoto dalle vite precedenti, non aveva visto nelle vite precedenti come funzionano le pentole a pressione. Ha messo il dal, che è buonissimo, quando però non te lo trovi sul soffitto. Chiuse male la pentola a pressione, eravamo nell'altra stanza, Hare Krishna, nel sette, boom! E il dal sul soffitto. Devo dire che però era esploso in modo, come dire, no? Con delle strisce marroni,
beige. Dopo un anno che avevano distrutto l'abitazione, ho detto: ragazzi, qui non si può andare avanti così, dobbiamo a tutti i costi trovare una sede. Siccome la mattina questi andavano in giro a vendere i libri a Bhagavad Gita così, io scherzando una mattina ho detto: se entro stasera qualcuno di voi non mi porta l'indirizzo di una villa che pago io, prendo in affitto io, qui voi fuori. Ma io così, no? Certe volte sdrammatizzo. Una l'ha presa sul serio, è andata a Gallarate, mentre dava dei libri al centro di Gallarate, vede una villa Liberty col parco, ferma uno e fa: scusi, ma quella villa lì non abita nessuno? No, perché Villa Marelli, il proprietario è morto, la moglie vive in un attico, cercano qualcuno che l'affitta. Questa è tornata la sera, fa: ho trovato la Hare Krishna. È ancora viva quella lì, eh? No, 2014 lei è ancora viva, cioè. Ho trovato la Hare Krishna. Hai trovato? Dov'è? Sono andato là, camicia, giacca così, ho detto: buongiorno, sono il professor Cerquetti, vorrei la villa. Tutta la villa, te fregate, cioè, no? Io, va. Poi il Marelli mi fa: qui 1 milione al mese. E dico: dai, 900, 1 milione al mese, dai, 900, 1 milione al mese, vabbè, oh, 1 milione al mese. Io intanto dicevo i mantra. Allora fa: ci vediamo da Galli, il commercialista, la settimana prossima. Andiamo da Galli. Dottor Cerquetti, legga il contratto. Ecco, imparate, ripete con me: dira, statra, namuyati. Il saggio non è turbato da nessun cambiamento. La segretaria mi dà il contratto, scritto con la macchina da scrivere, e io leggo: contratto per 4 anni più 4 anni, 800.000 al mese. Io ho chiesto 900, lui 1 milione, lei ha sbagliato a scrivere. Quindi tu già ti sei fatta riconoscere. Io invece ho detto: va bene, va bene. Allora d'accordo, Marelli, d'accordo. Fermo, ferma. 10 giorni dopo, Galli deve aver registrato il contratto, ha letto 800, oramai era firmato. Nel frattempo, dopo che la villa da 5 anni era chiusa, arrivano 30 Hare Krishna alle 11 di sera. Mettono i pulmini nel parco della villa. E alle 4:30 cominciano: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama. Maria Marelli: dov'è il dottor Cerquetti? C'era la scalinata di marmo, era una villa Liberty con la torretta. Allora uno degli Hare Krishna: Hare Krishna, Hare Krishna. Cioè, e di sopra il presidente, mi chiamavano il presidente. Presidente di sopra, presidente. Scendo e fa: dottor Cerquetti, non capisco cosa va dicendo. Ho detto: accomodati nel mio ufficio. Perché non mi avevi detto, forse mi dava del lei, perché non mi ha detto che questa era la setta degli adoratori di Krishna? E sai perché non te l'ho detto? Perché questi non sono adoratori di Krishna. E che cazzo sono? Devoti di Krishna. Lui ha detto: adoratori, sono mica adoratori, cioè devoti. Domani sera vieni da mia madre, cancelliamo il contratto. Io ho detto: Hare Krishna. Marelli, Hare Krishna. Il giorno dopo vado là con 4 devoti, ghirlande, vassoi di dolci. Lui apre la porta. Lui apre la porta. Mia madre è di là. Nel frattempo, io ero andato a Roma. Conoscevo un po' di gente, tra gli amici avevo Ivan Kroshenko, il re di Via Veneto. Ognuno conosce quello che si mette. C'era Barillari, che adesso è il nuovo, ma era giovane. Io ti parlo del 1977. I paparazzi, no? Amici di Fellini.
Che poi Paparazzi era il nome di un fotografo siciliano amico di Fellini, no? Allora non sapendo come chiamarlo, nella dolce vita, ma Paparazzi, perché era proprio il nome di uno siciliano, come c'è Papandreou, Paparazzi, Panagulis, Paparazzi, Paparazzi. Allora Ivan Kroschenko, che era un nobile della famiglia Kroschenko, che era andato via durante la rivoluzione russa, era il re di Via Veneto, aveva un biglietto a visita con una corona dorata e faceva le cose, fa, mi dice, che poi parlava romano, no? Un russo alto, bello, capelli bianchi, che parlava romano, mi fa, a Gio, se io devo fare foto a te e queste con le teste pelate, mi mandano, cioè, vado nelle redazioni, ci vuole l'attrice, dimmi il nome dell'attrice e ti faccio l'attrice, 4 Hare Krishna e andiamo su tutte le copertine. E dimmi il nome dell'attrice. Io non mi ricordo se in un bar dove, sfogliando una rivista, avevo letto che è un'attrice del porno soft, cioè porno soft, no, si chiamava soft leggero, ci fa vedere mezza tetta, un quarto di culo alla fine del film, così sta lì tutto il film, no? Agostina Belli aveva detto, mi piacerebbe andare in India. Ho detto, beh, c'è Agostina che vorrebbe andare in India. Chi la Belli? Porto io. Ti ha rovinato la carriera, poveraccio, perché ha preso Agostina Belli, l'ha portata agli Hare Krishna, che io non c'ero quel giorno, gli ha fatto le foto, il giorno dopo copertina di Oggi. Playboy è uscito con una foto, lei nuda, fa basta col nudo, vado in India, come i Beatles vado in India, poi nessuno l'ha più chiamata, poi siamo diventati amici io e lei, perché tutti i produttori hanno detto questa ha smesso col nudo, invece non aveva smesso, aveva solo incontrato gli Hare Krishna. Però fortuna volle che è andato su tutti i giornali d'Italia, 3 copertine, sono vegetariana, vado in India, poi non ci ha mai andato in India. La madre di Marelli fa, posso offrire qualcosa, un drink, acqua? Carlo, 6 bicchieri d'acqua. Lui arriva col vassoio, la Marelli, mentre seduto in una comoda poltrona, mi fa, dottor Cerquetti, la prego, un favore. La parrucchiera, c'è sempre la parrucchiera, ha letto l'articolo di Agostina Belli e mi ha detto di chiederle se per cortesia, quando Agostina verrà a Gallarate, fa una cappatina in negozio che devo farsi la foto con Agostina Belli. In quel momento, cioè, in quel momento arriva lui, sente la storia, fa mamma, ha detto una parolaccia, che non aveva, ha posato, è andato via, fa ma cosa c'è Carlo? Voleva stracciare il contratto. Quindi siamo rimasti lì. Siamo rimasti lì, a un certo punto è arrivato uno, Luciano Giannazza, che saluto perché adesso è quello che traduce i libri di Eret, Dieta senza mucco, così arriva Lucianone, sembrava l'ex Luthor di quelli. Dico, Hare Krishna, lui fa, uè, Lucianone, cos'è Hare Krishna, Hare Krishna? Era di Busto Arsizio, no? Stava a Gallarate, ha detto, Hare Krishna, perché non ti rendi utile, perché non fai qualcosa di utile? Fa, cosa posso fare? Dico, vedi, qua c'è una torretta, no? Liberty. L'ultimo piano c'ha tutti i vetri colorati. Se noi mettessimo un'antenna, potremmo trasmettere notte e giorno Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Lasciami fare, io sono un esperto. E tu, c'è uno dei soldi? No, c'ho tutte le attrezzature a casa. Va a casa, piega tutte le attrezzature, dopo 2 settimane scende fregandosi le mani, fa, sono pronto. Poi vado su, aveva fatto uno studiolo, prendo il microfono e dico, Hare Krishna, il grande mantra della liberazione. Dopo innumerevoli incarnazioni, grazie al buon karma, uno entra in contatto col mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Anche se dicessi il mantra una volta sola, la prossima vita prendi la forma umana. Però perché non uscire dal ciclo dell'incarnazione? Poi mettevo le cassette. Poi io giravo così, certo uno delle volte diceva, a fare la spesa, fa, uè, sai che hanno sentito la radio? Caspita. Un altro non so dove va. Poi sai che uno mi ha detto, ma voi avete la radio? Allora io andavo su, spegnevo le cassette, fa, lo so che siamo in tanti, Hare Krishna forever, e vai, balui, balui. Dopo 2 settimane arrivano 5 macchine della Digos. Circondano la villa, entrano e dicono la solita frase, chi è il responsabile?
è un devoto, Hare Krishna, lui, Sebastiani e Olio, è lui, molto buonissimo, sono io. Fa, io poi ero vestito così fin qui, poi però avevo un telo, non avevo il pantalone, vestito proprio all'indiana. Ah, è lei responsabile, sì, siamo della Digos, piacere, Hare Krishna. Fa, io al posto suo non sarei così entusiasta. Dico, beh, Digos, digamos, che fatti sedere in ufficio, dove era già passato Marelli. No, ho dimenticato un pezzo. Tra Marelli e la Digos mi hanno chiamato i carabinieri. Il vicino di casa è entrato, mi fa, dottor Cerquetti, lui ha fatto una... Io lo sapevo che era lui, cioè praticamente diciamo la villa, il parco e poi delle case a 100 metri, però alla mattina nel silenzio cosmico, Hare Krishna in 30 si sentiva pure... arriva e dice, mi fa, dottor Cerquetti, la vogliono i carabinieri? Dico, ah sì? Sì. Vuole che l'accompagno? Sì. E lui mi accompagna. E lui aveva raccolto 200 firme contro di me. Entriamo, il maresciallo seduto, io in piedi vestito da Hare Krishna, quello mi guarda con gli occhi sbarrati. Il vicino, che era già stato lì prima, ho scoperto, dice, ho portato qui il responsabile della setta, il dottor Cerquetti Giorgio, così. Il maresciallo fa, ma lei è laureato? Sì. Chiama l'appuntato, una sedia per il dottor Cerquetti. Ma, dottor Cerquetti, le dico subito una cosa, lei a prima vista è molto simpatico, però qui c'è una denuncia con 200 firme per messe nere all'alba, riti satanici. Riti satanici, messe nere all'alba, nere. Cosa era successo? Siccome c'era nel pian terreno dove facciamo la Krishna, c'erano delle vetrate panoramiche sul parco, è andato a comprare delle tende nere che assorbivano il rumore per quanto possibile, per cui vedevi tutto nero e dei suoni che uscivano, quindi un po' di nero c'era, ma dentro eravamo tutti bianchi. Hare Krishna, che sta... Poh. Quando gli ho spiegato chi eravamo nelle vite precedenti, chi potremmo essere nelle vite future, mi ha detto, per fortuna, perché a me sta storia delle messe nere, cioè, quando vuoi venire, no? Penso che a Gallarate, è stato 2 anni a Gallarate, allora così conosciuto da tutti, dal sindaco, da tutti, che riuscì a far mettere la locandina, venite domenica dagli Hare Krishna al macellaio. Al macellaio. Sono entrato io con altri 2 devoti, sono entrato e gli ho detto, ciao, io, te e loro 2 in questa vita abbiamo la forma umana, non siamo clienti, siamo ambasciatori di un'informazione, hai un karma pesante, lo vuoi alleggerire? Fa, perché? Pesante di qua, perché tu ogni animale che vendi ti prende un karma, lo vuoi alleggerire o no? Sì. Allora metti la locandina, l'ha messa. Che gli fai, chiudere il negozio, tiene famiglia, metti la locandina, infatti c'è gente che veniva a fare, mi ha mandato il macellaio, ha fatto bene. Mandato il macellaio, stavolta ha fatto bene. Poi a un certo punto, dopo è arrivata la Digos, quando ho detto andate a chiamare Lucianone. Lucianone arriva e fa, cosa c'è? Arrestatolo! È lui il colpevole. Cosa ha fatto Lucianone? Ha fatto veramente una trasmittente, ma si era dimenticato di tarare la frequenza. Penso che l'abbiamo rivisto, ricordi, 23 anni dopo ancora gli diceva Lazzarone du Lazzarone. Quindi non tarando la frequenza, Radio Krishna sciabolava nell'etere, abbiamo interrotto Pertini, Vianello. Entra. Stava 3 minuti in un canale e poi passava all'altro. Tin, tan, tan, per quello che ci conoscevano tutti dopo. Siccome avevano rapito Moro e Radio Gap delle Brigate Rosse è riuscita a
a entrare in una cosa della RAI per 10 secondi con un messaggio, pensavamo che la nostra era una copertura di terroristi. Ho detto, qui l'unico terrorista è Lucianone, arrestatelo subito, ergastolo senza processo. Ho detto, portatemelo via, perché lui è il terrorista che non ha tarato. A lui fa, anche quei due abbiamo tolto il sudore, io ho tolto il sudore. Ha detto, che fortuna, volete un po' i dolcetti? E beh, a questo punto, ho detto, Hare Krishna, no? Si chiama Prasada il cibo, gli altri dolcetti così. Poi ho detto, mazzona ragazzi, adesso dobbiamo tarare la frequenza, quindi abbiamo perso l'audience. Prima sciabolavamo nell'etere, Krishna is everywhere. Allora decido, io da oggi faccio una meditazione, voglio andare in tutti i canali televisivi possibili e immaginabili a parlare di Krishna, del karma, dell'alimentazione e dell'alimentazione vegetariana. Sono andato tutti. Alcuni ho chiesto io di andare e altri sono arrivati. Vi racconto 2 o 3 dove sono andato io e 2 o 3 che sono proprio arrivati così, no? Funari, Gianfranco Funari, faceva una trasmissione a mezzogiorno finanziato dalla Simmental. Dalla Simmental, sì. Allora, tramite amici, riesco ad arrivare da Funari. Funari mi invita, mi fa, au Hare Krishna, di Hare Krishna, alla romana, de Roma. Mi fa parlare, gli spiego, canzone, la pubblicità, a un certo punto fa, au, a me Cerquetti mi ha convinto, da oggi sono vegetariano anch'io. A Cerco vuole sapere una cosa, mo me caccio, ma sì, me te l'ha cacciato. Però prima che lo cacciassi ho fatto 6 volte. Una volta per par condicio eravamo io e un monsignore, tema, la reincarnazione. Lui ha detto, tu, qua è casa tua, vieni quando vuoi, dimmi l'argomento, reincarnazione. Vado là, dice, sai, a Gio, ho dovuto mi dare, in cameriera mi fa, ho dovuto mi dare un monsignore, sai, per bere. Cioè. Allora arriva il monsignore mi guarda come se vedesse il diavolo, no? Allora, io ho detto, facciamo parlare prima il Monsignore, no? Parla il Monsignore, dice che la reincarnazione non c'è mai stata, che Gesù è morto per noi, cose che sappiamo, no? Poi dice, tu, poi io dico 3 parole, mi interrompe. Un'altra parola mi interrompe, Funari è un grande, adesso lasciate il coma, e fa, agir qui, aspetta un attimo, no? E fa, a Monsignor, so 2000 anni che sappiamo quello che dite, ma voi fa capire quello che c'è da dire questo. A Monsignor. Tu pensa che mia madre, che vivevamo a Milano, cioè lei viveva, cioè, una volta in centro incontra Funari, gli va incontro e gli fa, Funari, lui era gentilissimo con tutti, mio figlio partecipa alla sua trasmissione. Ah, beh, siccome c'è un sacco di gente che partecipa. Ma come si chiama? Gio Cerquetti. Ma è il mio grande amico. Allora mia madre dopo mi invita a fare. Ha detto che è un tuo grande amico. E beh, allora, sì. Ha detto vieni quando vuoi. Io volevo aprire un ristorante a 200 metri massimo di distanza dal Duomo. E allora c'era un mio amico che aveva un ristorante in via Stampa, che è una trasversale di via Torino. Adesso poi, dopo l'abbiamo preso, ma in un'altra trasversale dall'altra parte opposta di via Torino. Allora lui aveva un ristorante vegetariano, il Buon Seminatore. Allora vado con 4 Hare Krishna, io di cucina non capisco niente, il proprietario te è un amico, dico guarda, quando è il giorno di chiusura? La domenica. Allora vengo verso le 11:30, va bene, sì, stai tranquillo, perché questo andava a dormire da, insomma, arrivo alle 11:30, dico le volte, oh io mi siedo qui, voi andate in cucina, se vale la pena lo prendiamo, se no no. Mi siedo, le vetrate del ristorante, vedi la strada. Dall'altra parte della strada, chi è che abita lì? Io non lo sapevo. Enzo Tortora, che esce di casa, attraversa la strada, apre ed entra. Io, vestito di bianco, sembravo un cameriere, etnico, faccio ciao Enzo, benvenuto.
Lui si guarda in giro, vede che non ci sono clienti, dico accomodati. Vuoi il menù del giorno? Bisogna essere pronti. Lui fa, cosa c'è? Ma io ho detto, vuoi che non abbiano la minestrina? Una tempestina per... Cos'è? Ah, guarda, dammi quello che è il menù del giorno, perché io, sai, sono andato a letto tardi, sai, poi, sai, brodino caldo. Vado in cucina e faccio, c'è Enzo Tortora, preparate una minestrina, un'insalatina, servo io, mi siedo con lui e organizziamo. Voi non vi fate vedere fin quando non lo dico io. Allora, servo, mi siedo, fa, posso mangiare con te? Ma come no? Fa, ma non c'è nessuno, la domenica non viene mai nessuno. È il giorno di chiusura, ma mica gli ho detto il giorno di chiusura. Oh, dopo un'ora che mangiavamo insieme, lui ha mangiato, veloce, una minestrina, un'insalatina, due grissini, quant'è? Ti ho detto, offro io, ma sei veramente una persona speciale. Mentre lui mangiava, aveva l'orecchio libero e io ho predicato tre quarti d'ora. Allora, vuoi venire in televisione? Eh sì. Sono andato là in televisione, mi mettono in camerino con Costanzo. Sono andato anche da Costanzo. Tu prova a mettermi in camerino con Costanzo. Io dico, Costanzo. Non so che forma umana, c'è la forma umana. Io dicevo a tutti, la forma umana è rara, mo ce l'hai, chi ti ha detto che la ripigli? Mi guardava Costanzo. Ma io ho già preso i vostri libri, ma non li hai letti. Io li comprerei anche se hanno le pagine bianche, non sono scritti, gli ho detto. C'è una battuta a Romano, ha invitato anche Costanzo, anche Magalli. Magalli mi ha detto una barzelletta. Magalli, con quella faccia lì, si interessa molto al paranormale, vuole sapere l'incarnazione, il mantra, tutto. Solo che prima trasmissione fa, a Gio, vuoi sapere la barzelletta? Dico, sì. Ci sono tre yogi sull'Himalaya. In meditazione, fa così, no? Con la panzetta lì così. Dopo 50 anni di meditazione, uno apre un occhio e dice, il tempo non passa mai. Poi richiude l'occhio e rientra in stato di meditazione. Quello al centro, dopo 80 anni, apre tutti e due gli occhi e dice, il terzo yogi, dopo 120 anni, si alza, ruota la storia e dice, io con voi due vicino non riesco a meditare. La storia è quella erba cuscia lì, quella che qualcuno ha preso, no? Sono andato da Giuliano Ferrara, quello grosso, linea rovente. Io rappresentavo i vegetariani. E lui ha chiamato Fermariello, senatore PC, presidente dell'Arcicaccia. Sì, sì, eravamo io e Giulia, no? Dice, allora, è simpatico, Ferrara è molto intelligente. Dunque, allora, qui abbiamo veramente il responsabile dell'Arcicaccia, senatore Lumea, Giorgio Cerqueti, che rappresenta i vegetariani. Ma come è andata a finire? Che lui ha detto la sua, io ho detto la mia. Giulia ha detto, stai attento Fermariello, la prossima vita potresti rinascere tordo. Io ho detto, e se incontri i tuoi colleghi è finita. Siccome eravamo a Roma a registrare, il giorno dopo siamo fermati all'autogrill, andiamo a prendere la spremuta d'arancio, uno sorridente così fa, che ho visto ieri sera, e dice, e indica uno del bar, quello là non è vegetariano, è un cacciatore, ditegliene quattro. Io sono con voi, no? Cioè, che Fermariello non parlava, vero? Finita la trasmissione, ho detto, com'è sta storia che rinasco tordo? Poi ho seguito sui giornali che è morto. Io quando vedo i tordi, Fermariello... Cioè,
No, dici, dopo non dire che non te l'hanno detto. Quindi sono andato a tutti i programmi possibili e immaginabili. Però c'avevo l'idea della radio. Allora sono andato a trovare Claudio Rocchi e ho detto, Claudio, facciamo una cosa, tu sei un esperto della radio, creiamo una radio, Radio Krishna Centrale. Abbiamo fatto una radio che trasmetteva 2/3 d'Italia. E siccome eravamo attaccati come frequenza a Radio Maria, molti per sbaglio ascoltavano noi, molte suore, preti. No, è vero? Poi ho saputo che in Vaticano c'era uno che tutto il giorno ci ascoltava e faceva un rapporto diretto a Wojtyla. Allora un giorno a Firenze Certosa, c'è quella con la Certosa, coi frati, Villa Vrindavana è lì vicino. Dov'è la Silvia? Raccontala questa, vieni qua Silvia, raccontala questa agli Hare Krishna. Mi telefona il priore della Certosa dove c'erano tutti i frati e mi invita ad andarlo a trovare. Io ho detto, no, ma vieni tu. Lui viene a pranzo e fa, uè, certo che qui si mangia, io faccio da Dio. Ascolta. Inviti un priore, qui si mangia da Dio, uè, ma qui si mangia divinamente, abbassa un po'. Ma vieni su a trovarmi. In questi giorni, io ti ascolto tutte le sere alla radio. Sapete cosa ha fatto? È un capolavoro. Pensa che sono 17 appartamentini dove ogni monaco ha il chiostro. Cosa? Quella di Firenze? Quella di Firenze? Sta calma, l'hai vista? Anch'io l'ho vista. Io rimango calmo, l'ho vista. Ma non hai visto questa scena? Corridoio lunghissimo. Lui che mi prende sotto braccio e mi fa, anch'io da giovane avevo il tuo entusiasmo. Io ho detto, lui c'aveva 65 anni, io ne avevo 35. Quindi 34 anni fa. Cioè lui mi fa, però guarda, allora si guarda a destra, guarda a sinistra, arriva il gatto. Il gatto arriva con la coda così e lui fa al gatto, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, il gatto fa, glielo dico tutti i giorni, così come hai detto tu, la prossima vita prende la forma umana. Vai, vai, vai. Ho detto. Poi, sempre vestito da Krishna, sono stato da Wojtyla, gli ho portato la Bhagavad Gita, lui l'ha letta, abbiamo un po' di contatti cosmici. Qui sono andato a tutti i programmi, così ho detto, Claudio, facciamo sta radio, e abbiamo fatto la radio. Poi volevo fare un mega festival a Viareggio. Allora mi presento vestito da Krishna, chiedo un appuntamento con la giunta, entro in una stanza, c'è tutta la giunta PC. Lei desidera... Io non so neanche, io chiedevo, voglio un incontro con la giunta, me l'hanno dato, Hare Krishna, apre tutte le porte, passepartout, passiamo via. Vorrei fare un festival Hare Krishna, ma dove? Qui? Quando? L'8 agosto? Ma l'8 agosto è la ricorrenza quella, non era vero. Intanto si mente per... La ricorrenza è quella. Dove portare 50.000 euro? 50, oh, uno sa 50.000. Allora, un assessore fa, portiamoli, un'attrazione, portiamoli. Il sindaco, per non fare la parte di quello comunista, fa, ma valutiamo, chiamiamo il capo dei vigili, se il capo dei vigili dice di sì, così, poi arriva il capo dei vigili, Potito Iascone, mi guarda, mi fa, Cerquetti è un grande, mai visto prima, Cerquetti è un grande, mi piglio la responsabilità. Finita la riunione gli dico, Iascone, di Hare Krishna, lui Hare Krishna, allora ti garantisco che diventerai ricco e famoso. Dopo 4 anni gli hanno fatto fare il nuovo codice della strada a lui. Abbiamo bloccato Viareggio. Moratti, che alla Villa Forte dei Marmi aveva organizzato una partitella Inter-Viareggio, è stata rinviata di 3 ore perché era tutto bloccato, come aveva previsto il sindaco, per 15 chilometri, era tutto fermo. Sono arrivati invitati da tutta Europa, 500 devoti, abbiamo invitato Mr. Fantasy, questi Massari, cioè tutte le televisioni, quindi... Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Sono andato ancora ultimamente a tutte le varie televisioni a parlare di karma, reincarnazione. L'ultima volta dalla D'Urso. La D'Urso, ragazzi, io ero già andato con Medale, ci aveva chiesto degli UFO, gli extraterrestri, gli extracomunitari. Io ho detto, è meglio incontrare gli extracomunitari o gli extraterrestri? E lei ha detto questa frase, me la ricordo, fa, uè,
però fuori onda, perché ci ha fatto un po' parlare, poi era lei e Bracchino, fa: uè, ma lo sai, perché Medai lavorava lì, ha iniziato lui, meglio se li conosceva tutti bene, ma lo sai che eravamo io, Memore Migi, insomma, tornavamo da una serata a Firenze, un UFO gigantesco ci ha seguito di notte per mezz'ora, versione Barbara D'Urso. Usciamo con un pacco di Totem e andiamo a distribuirlo a tutta Mediaset, Totem, la rivista che facciamo io e Medai. Chi vediamo in corridoio? Boldi. Allora diciamo, lo conoscevamo già, perché aveva già volato a Medias, poi conosceva Medai, ma lo conoscevo anch'io, per amici in comune, così. Senti, una domanda. Uè, carissimi, come va? Sai, spumeggiare. No, una domanda, dai, una domanda. Ma tu hai visto un UFO? Poi lui ha detto, eravamo io, Barbara D'Urso, Memore Migi, tornavamo da Firenze, solo che a differenza della D'Urso ha detto, io mi sono cagato sotto. Ecco, la D'Urso non ha detto questo. Quindi questi credono. L'ultima volta che avevano telefonato a me, dicendo, buongiorno, sono Angela Pedrini, canale 5, eh? Io sì. Vieni domenica in trasmissione? No, grazie. Allora chiamo un'altra, sento un'altra voce. Ma, sì, è stato invitato da Angela Pedrini? Sì, perché non viene in trasmissione domenica? Perché sono in Piemonte a Sommariva. Ah, bravo. Terza telefonata, un'altra voce, perché poi lì nella redazione fa no, chiamalo tu, perché non c'è. Un'altra che fa gentile. Giorgio Cerquetti, sì. Scusi, dov'è Sommariva Bosco? Provincia di Cuneo. Chiama la quarta. Potremmo fare un collegamento. Mandiamo la troupe. Manda la troupe. Uè. Non so chi c'è. Paolo c'era. No, chi tu c'eri? Alessandra c'eri? Eh? Allora vieni qui a sostegno, fai il sostegno. Arrivano questi quattro, col pulmino gli abbiamo dato da mangiare, che aveva cucinato anche Alessandra, quindi ricordate, se venite alla Marcianella, cucina Alessandra, si mangia da Dio. Il gatto che dice Hare Krishna, abbiamo i gatti anche lì che dicono Hare Krishna. Tre di questi quattro... ha detto, noi siamo tuoi ammiratori da anni, ci sentiamo a Totem, per cui nell'entusiasmo si sono persino dimenticati di farmi firmare la liberatoria, per cui dopo la trasmissione io avrei potuto citarli per anni e farmi dare diverse centinaia di migliaia di euro, cosa che non ho fatto perché sono un gran signore, cioè, poveracci, dopo questi rovinavano la carriera, a me mi dovevano pagare, ma quelli lì, l'entusiasmo così, collegamento, boom. Collegamento Barbara D'Urso, abbiamo in onda Giorgio, e poi questi fanfili, ciao Giorgio, chi lo mangia? Cioè, sì, no, io la conoscevo, no, io la conoscevo, ma il loro modo, ciao Giorgio, io, ciao Barbara, come stai? Bene, dormito bene, digerito. Conoscendo bene le regole della diretta, cosa ho fatto io? Il furbo, fanno loro, faccio anche io. Mi sono messo con 200 persone circa dietro, che erano quelli del seminario, e tre bambini, uè, fortuna volle che c'erano tre bambini tra gli 8 e 9 anni, me li sono messi davanti e ho detto, allora Giorgio racconta la tua storia che mi hanno detto deve essere molto affascinante, gli aveva detto a me dai. Dunque io, sì, da quando avevo la loro età, nel 1954, ho cominciato a ricordare le vite precedenti, se non che loro, a me che faccio la diretta e a lei, hai un microchip, una specie di amplifon, che senti la voce del regista. Quando è partita la pubblicità si sente una voce, toglietegli quei bambini! Allora dico, bambini, sì, perché mandare i bambini in televisione a dire, quando avevo la loro età, alle 3 del pomeriggio, che è l'ora dove c'è il picco dei bambini, sai quanti bambini fanno, mamma anch'io ricordo. Riprende la trasmissione, io mi presento con due libri, no, vai a pre, sono La prossima vita e La scienza eterna e carenza. Conoscendo le regole della diretta ho fatto il furbo anche io, ragazzi, fai il furbo anche voi, faccio anche io. Allora, rinizia, fa, dunque, allora Giorgio lo stavi spiegando, no, che hai ricordato le vite precedenti. Guarda, siccome non si può spiegare tutto in una trasmissione,
ho scritto due libri, La scienza eterna incarnazione e La prossima vita, come programmare consapevolmente la prossima incarnazione. Ah, bello, interessante, entusiasmante, attraente, così. Bene, adesso Giorgio rimani in onda che c'è un altro stacchetto pubblicitario. Nello stacchetto si sente: ma cosa fa questo? Toglietegli i libri! Si fa pubblicità da solo, vai ragazzi, c'è, vai. Devono essere quattro collegamenti, al terzo mi faccio trovare seduto per terra. Il marito della sorella di Vetulia, che eravamo passati a Biella, mi aveva appena regalato una giacca blu. C'aveva una camicia azzurra, giacca blu da manager. Mi sono seduto per terra e ho detto: adesso insegno la meditazione, respirare lentamente. Sta poi iniziando il quarto collegamento, Cecchi Paone pagato per, come Doberman, salta al centro lì di dove stava la duca, facendo il verso della scimmia, interrompe, non si capisce un peffero, taglia una comunicazione e salta tutto. Io lo vedo perché io mentre parlo c'ho lì sotto uno schermino dove vedo la diretta, no? Vedo Cecchi Paone che fa la scimmia, no? Poi ho saputo dopo che, siccome c'era anche Sgarbi, Sgarbi ha detto: ecco, finalmente Cecchi Paone ha rivelato chi è veramente. No, perché gliel'ha data proprio la battuta, no? La sera, finita la trasmissione, vado a Milano a fare Totem, ogni tanto andavo a fare la diretta. Sono anni che Cecchi Paone chiedeva a Medai se poteva partecipare a Totem. Quella sera, la stessa sera, entro in studio e chi vedo? Cecchi Paone. Appena mi vede mi fa: caro Giorgio, tu lo sai, parole sue, tu lo sai che la televisione è un circo. E, ma tu lo sai che io sono per il circo senza animali? Oh, è iniziata la trasmissione, ho ricevuto un sacco di mail di gente che aveva visto prima lui e dopo la trasmissione. È tutto favorevole. Giorgio è un maestro, ti seguo da anni, Giorgio dice le cose giuste. E là era pagato per fare, per interrompere, perché se in televisione parli di cose esoteriche, l'audience va su, poi a un certo punto devi sbracare, se no si capovolge un sacco di gente. Cioè, ma tu ti ricordi cosa avevo detto prima, sì, quei libri, bambini? Ah, tu quello che non hai sentito è: toglietegli i bambini! Ma cosa fa questo? Si fa, toglietegli i libri, non può, toglietegli tutto, lo so. Il regista, no? Quindi siamo per la diffusione cosmica della conoscenza, nessuno è obbligato, riprendiamo alle 3, chi vuole, all'1 c'è il pranzo, chi vuole dire un giorno un giro fa bene, chi lo dice. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Un'emozione magica, letteralmente Radio Yoga Network, con più studi in Europa. Diffondi la sua voce, il suo messaggio e ti sentirai meglio. Il pensiero zen di oggi. Quale quella autentica? Disse Wang Ni: se un uomo dormisse nel fango,
i lombi gli dorrebbero fino a quasi a morirne. Si può dire lo stesso per l'anguilla? Se qualcuno vivesse sugli alberi, tremerebbe di paura. Ma si può dire lo stesso per la scimmia? Chi conosce la vera dimora? Gli uomini mangiano animali erbivori. I cervi si cibano d'erba. Il millepiedi si delizia dei serpenti. Il gufo trova i topi deliziosi. Chi conosce il gusto autentico? Le scimmie si accoppiano con le scimmie, i cervi si uniscono ai cervi, i pesci nuotano in gruppo. Mao Qiang e Li erano considerate bellissime, ma i pesci, nel vederle, si lanciavano nel fondo degli abissi, gli uccelli volavano in alto e i cervi scappavano. Chi conosce la bellezza autentica? Radio Yoga Network, @gmail.com. Letteralmente Radio Yoga Network, www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica, Radio Yoga Network @gmail.com. Buon ascolto!